Sosta per la nazionale che ha portato in giro per il mondo tantissimi giocatori della rosa di mister Massimiliano Allegri. Sono rimasti in sette ad allenarsi per preparare la ripresa del campionato. Juventus in testa alla classifica da sola, 9 punti in 3 partite, gioca contro il Sassuolo sorprendentemente al secondo posto con 2 lunghezze di ritardo all'Allianz Stadium. Juventus di Massimiliano Allegri, grazie all'aiuto dell'Under 23, si prepara per la ripresa delle competizioni ufficiali. La temperatura è leggermente calata, questo è un bene per le gambe che dovranno correre molto veloci in vista delle 7 partite in 20 giorni che aspettano la Juventus. Non solo campionato, ma anche la Champions League, la prima trasferta a Valencia e poi Manchester United e Young Boys sono le altre squadre che ci sono capitate nel girone europeo. Andrea Barzagli, ciao, benvenuto su Juventus TV. Ciao, buongiorno. Allora, come ci si allena durante la sosta? Un po' è calata la temperatura, quindi rispetto all'inizio stagione, non dico che fa fresco, ma fa meno caldo. Si sta molto meglio rispetto a quando abbiamo iniziato a luglio, quindi
è anche, diciamo, un clima migliore per allenarsi e per spingere più forte. Senti, hai da poco ritirato il premio Carriera Esemplare intitolato Gaetano Scirea, un giocatore che ha fatto la storia della Juventus, classe, eleganza, soprattutto signorilità fuori dal campo, serietà professionale. Sono queste le doti, oltre a quelle calcistiche di Gaetano, e Mariella spesso e volentieri ti ha avvicinato a lui sotto questo aspetto. Quanto ti inorgoglisce questa cosa? Ma tantissimo, ieri che ho ritirato il premio ero veramente orgoglioso, penso per essere solamente accostato a un personaggio come Gaetano Scirea, quindi hai già detto tutto te per quello che è stato lui, soprattutto anche fuori dal campo, la serietà che a volte nel nostro ambiente tende anche a mancare, quindi è una cosa importante, come ho già detto ieri ringrazio specialmente anche Mariella e anche Riccardo, perché tutte le volte mi accostano a Gaetano, ma mi sembra una cosa un po' troppo più in alto di me, perché è stato veramente uno che ha fatto la storia sia a livello calcistico e poi anche per avergli dedicato questo premio, anche direi per fuori dal campo, quindi sono stato molto contento di riceverlo. Senti, Gaetano ha vinto tutto, anche il campionato del mondo, anche tu hai vinto il campionato Sì. del mondo. Sei passato dai settimi posti insieme ai tuoi compagni ai sette scudetti consecutivi. Possiamo dire che quella di quest'anno è una delle Juventus più forti di tutti i tempi? Sulla carta penso sia la più forte che ci ho giocato io negli ultimi anni. Chiaramente staremo a vedere a fine campionato dove saremo arrivati e quanti trofei abbiamo portato. È quel che conta alla fine. Quindi la rosa è sicuramente la più forte, ma poi il risultato è quello che conta. Siete partiti forte, 9 punti nelle prime 3 giornate, non è la prima volta che succede, però siete soli in testa alla classifica. Ve lo aspettavate quest'estate? Ma siamo solo all'inizio. L'importante per noi era partire bene perché abbiamo fatto alcuni inizi di stagione così e così. Quindi non era facile anche perché tutti gli anni arrivano 3-4 giocatori importanti che si devono anche adattare al nostro campionato. E noi invece siamo partiti bene. Abbiamo fatto 3 vittorie, 2 fuori casa, direi in campi difficili, e una in casa con la Lazio, che è una signora squadra. Quindi bene così, continuiamo. Adesso, dopo la sosta nelle nazionali, si riparte con anche la Champions. Quindi diventeranno tanti impegni molto impegnativi e dobbiamo essere pronti. Cosa ti aspetti da questa stagione? Ma mi aspetto, come le altre, di lottare su tutti i fronti e di metterci il massimo per arrivarci, come abbiamo fatto. Chiaramente, oltre al campionato della Coppa Italia, quest'anno abbiamo una spinta anche per la Champions. Non è mai facile, come non è facile vincere neanche il campionato della Coppa Italia, quindi dobbiamo metterci il meglio di noi stessi. Una curiosità, Andrea, poi ti ringrazio, ti saluto. Abbiamo letto e visto tutto da quando è arrivato Cristiano Ronaldo sul giocatore. Mi dici invece che ragazzo è Cristiano Ronaldo? Tranquillissimo, un ragazzo normale, a volte si tende a considerarlo un extraterrestre, ma per quello che ha fatto in campo ci può stare, ma fuori dal campo penso sia una persona normale, con noi scherza, ride e quindi è tutto a posto, insomma siamo contenti del suo arrivo anche nel gruppo. Grazie Andrea Bene, e buon grazie. lavoro. Ciao. Tirare! Bravo, sei stretto con le gambe! Ma per adesso!